Siamo al Meet di Milano, alla prima giornata del Simone dei Risparmi. Oggi ci è venuto a trovare Davide Rizzulli, Head of Advisory di Colinda Tradimiglio Investment, e con lui parleremo di ASI. Rizzulli, secondo molti analisti, questo potrebbe essere il momento migliore per investire in ASI. Anche voi vedete un'opportunità nel continente asiatico? Sì, buongiorno. Assolutamente. Il mercato asiatico è un'area su quale noi siamo favorevoli già da diverso tempo come tipologia di investimento. I motivi principali sono legati, in primis, al fatto che il mercato asiatico è molto più un mercato oggi domestico e quindi che cresce per effetto di quello che è una spinta del ciclo economico interno. Secondo aspetto, e questo è un momento particolare dove in termini relativi, se guardiamo il prezzo utile per azione, troviamo delle valutazioni più attraenti rispetto ad altri mercati, come per esempio quello occidentale. Inoltre è un mercato estremamente interessante dal punto di vista del dividendo. Ci sono aziende che notoriamente pagano dei dividendi molto interessanti sotto forma di utili agli azionisti, e questo non soltanto in alcuni settori tradizionali come possono essere per esempio quello delle telecomunicazioni, degli utilities al quale noi siamo abituati, ma anche in settori come quello tecnologico che nel mercato asiatico è estremamente innovativo e sviluppato. All'interno del continente asiatico, quali sono i paesi più interessanti? All'interno del mercato asiatico direi che sostanzialmente siamo i paesi nei quali siamo attualmente presenti in termini assoluti, sono sicuramente Cina e Indonesia, anche se però da un punto di vista relativo la Cina è un mercato sottopesato in questo momento, per il semplice fatto che la strategia che abbiamo portato al Salone dei Risparmi è una strategia che si focalizza sul pagamento dei dividendi, ma soprattutto dividendi che sono buoni oggi, ma dove c'è una stima di crescita futura. E se guardiamo i dividendi del mercato cinese, sono sì buoni, ma troviamo aree come per esempio Taiwan, Corea o Indonesia che invece offrono un dividendo al pari di quello cinese, ma con stime di crescita nei prossimi anni superiori. E quindi questo è uno dei motivi per il quale tendiamo ad avere una maggiore diversificazione all'interno del nostro portafoglio azionario asiatico. Su che tipo di strategia di investimento dovrebbe focalizzarsi un investitore che vuole puntare sul mercato asiatico? Ma ci sono due alternative. Da un lato c'è sicuramente una, diciamo, strategie azionarie asiatiche tradizionali, nell'altro lato, appunto, quello che dicevo prima, nel nostro caso abbiamo una strategia che investe in modo attivo, che è molto attenta alla selezione di aziende che hanno una caratteristica, ovvero quello di essere generose nei confronti dei propri investitori, pagando utili, distribuendo quindi un flusso cedolare che chiaramente deve essere sì ottimo e positivo di qualità oggi, ma deve essere un flusso cedolare chiaramente stimato in crescita. Pertanto andiamo a ricercare aziende in diversi settori, tra cui per esempio, come dicevo prima, anche quello tecnologico, che è un settore che a differenza del mondo occidentale oggi paga molto bene dal punto di vista del flusso cedolare.